perché 7 non sono, non hanno le caratteristiche per essere credibili. Se fossimo protestanti, invece che cattolici, ci sentiremmo dire che i libri veri sono 39, non 46. Perché i protestanti, diciamo la Chiesa riformata, segue sostanzialmente il canone ebraico. Se noi fossimo nati presso i cristiani copti, quindi cristiani copti, ci sentiremmo dire che sostanzialmente i libri veri sono i 39 degli ebrei più altri libri che non sono veri né per Roma né per Gerusalemme. Se noi fossimo nati ad Atene, ci sentiremmo dire che il fondamento, il punto di riferimento della nostra Bibbia non è il codice masoretico di Leningrado, perché è custodito lì, non è il codice di Masoretico, ma è la Bibbia scritta in greco in Egitto nel III secolo a.C., che rispetto a questa ha circa 1000 varianti. Quindi noi abbiamo una delle Bibbie possibili e i libri che noi dobbiamo credere veri, come avete capito, dipendono dal luogo geografico e dal periodo storico in cui nasciamo. Perché c'è sempre qualcuno che decide per noi quali sono i libri veri e quali sono i libri non veri. Questo è un dato di fatto che non c'entra con le traduzioni. Su questo poi si inserisce il problema delle traduzioni. Ma già questo ci fa capire con che tipo di libro abbiamo a che fare. Il, per usare un francesismo, il casino è talmente grande che nel 1958 è nato un progetto che si chiama Progetto Bibbia, Bible Project, alla Università Ebraica di Gerusalemme. Quindi i biblisti ebrei, docenti universitari, hanno avviato questo progetto che ha lo scopo di tentare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile a quella scritta in origine, che nessuno sa qual è, e mai nessuno saprà qual è. Di sicuro mai nessuno saprà come veniva letta, perché le vocali non sono mai state scritte. Noi conosciamo le vocali che sono state scritte, diciamo, all'epoca di Carlo Magno, tanto per capirci. Prima, vocali non esistono. Tra i coordinatori di questo progetto c'è per esempio il professor Alexander Röfe, che da 40 anni insegna alla Hebrew University di Gerusalemme, quindi biblista israelita, il quale dice: si sa che ogni testo biblico tramandato a mano o scritto sotto dettatura non è mai uguale. I testi del 400 a.C. erano come un imbuto rovesciato. Per una parola che entrava, ne uscivano molte di più. Due secoli e mezzo dopo accadde l'inverso, l'imbuto si rovesciò, e nel Tempio di Gerusalemme qualcuno disse: ecco, questo è il testo ufficiale. Da lì tutti i libri vennero corretti. E se un libro era molto divergente, non potendolo correggere e non potendolo distruggere, lo si seppelliva, cioè lo si rendeva indisponibile. Fu in questo modo che si cominciò a riflettere sulla scrittura, ma senza preservarla. Quindi quando si dice che la tradizione è garanzia di verità, è una delle balle più colossali che ci vengono raccontate. La tradizione è certezza di manipolazione. Quindi noi con la Bibbia facciamo finta. Lavoriamo su questa, perché questa è quella che ci è stato detto essere quella ispirata da Dio, e quindi facciamo finta che ciò che c'è scritto qui sia vero, ma facciamo finta, perché sappiamo che ciò che c'è scritto qui non è ciò che c'era scritto all'inizio. Ogni testo biblico tramandato a mano sotto dettatura non è mai uguale. Questa è una certezza, non è uguale a quello iniziale. Di quanto poi siano cambiati, vabbè. Uno degli interventi più pesanti è quello relativo alla introduzione del monoteismo, che è un concetto che nei codici biblici antichi non esiste. Ma non esiste non perché non fossero monoteisti o fossero quindi politeisti. Non esiste perché non hanno mai inteso parlare di Dio. Cioè la Bibbia non parla di Dio. Adesso poi vediamo di chi parla. Ci racconta un'altra storia. Quindi non è che non erano monoteisti perché erano politeisti, non erano neanche politeisti. Erano semplicemente, ci raccontavano delle cronache.
su queste cronache è stato inserito il monoteismo. E quando questa cosa qui era, cioè la pluralità di quegli individui, adesso poi vediamo chi sono e come mai sono stati trasformati in, e come sono stati trasformati in Dio, quando era evidente, dice il professor Raphael Zer, sempre della Hebrew University, che invece di interpretare o magari di dare una lettura teologica, era meglio tagliare, sbianchettare con un po' di monoteismo. E di questi interventi ne sono stati fatti parecchi, e a questi interventi si sono aggiunti gli errori, e di passaggio in passaggio gli errori ci sono stati e si sono moltiplicati. Questo è l'Antico Testamento. Uno dei tanti libri che l'umanità ha scritto nel corso della sua storia, un libro sul quale tutti quelli che hanno potuto e che l'hanno avuto in mano, e ovviamente come possiamo ben immaginare, ad avere in mano i libri, nel passato erano le caste dominanti, no? Su questo non ci sono dubbi, il popolo mica leggeva o scriveva. E quindi quei pochi che leggevano e scrivevano e che quindi detenevano il controllo di questi libri facevano quello che volevano. E l'hanno fatto per secoli. Sappiamo bene, no? Che anche, voglio dire, dopo Cristo, con la nascita e la formazione della Chiesa Romana Cattolica Apostolica, c'era la proibizione di leggere i libri antichi, no? Nel senso che la Chiesa diceva: noi siamo gli interpreti, quindi noi vi diciamo ciò che c'è scritto. E capisco bene. Nel 2008 il Vaticano ha emanato una direttiva nella quale si dice a vescovi e sacerdoti: nel corso della liturgia non usate più il nome Yahweh. Cioè, è bene che quel nome lì pian piano scompaia, perché non è cristiano. Scritto, eh? Non è neanche una cosa nascosta. E li capisco bene, ma adesso vediamo perché dicono questo. Li capisco bene, anche perché, cioè, io non ho mica scoperto nulla, eh? Cioè, io racconto ciò che leggo, e tutti quelli che leggono queste cose qui le vedono. Cioè, io non ho fatto nessuna scoperta, eh? Sia ben chiaro, ho solo l'incoscienza di raccontare con una certa chiarezza, questo sì, e capisco anche quelli che sanno e stanno zitti, e capisco il cuore. Io ho rapporti con rabbini americani, ai quali, avendo delle curiosità, ho scritto. Questi sono di mentalità molto aperta, vi faccio un esempio. Il dottor Robert Wexler, che è presidente dell'American Jewish University, quindi Università Giudaica Americana di Los Angeles, ad una serie di domande che gli ho fatto su Abramo per delle curiosità che avevo io, mi risponde: la maggior parte dei moderni studiosi biblisti pensa che Abramo non sia mai esistito. Abramo, il capostipite. Non tutti accettano che Mosè sia esistito. Non tutti accettano che Mosè sia esistito. Io, siccome penso che Abramo fosse un sumero, sono sempre più convinto. E lui mi dice che in effetti, se Abramo era sumero, probabilmente parlava una primitiva forma di lingua accadica, che è la prima lingua semitica della zona medio orientale. Anche perché l'ebraico, al tempo, facciamo finta che sia esistito, visto che i masoreti ci dicono che è esistito, va bene, facciamo finta che sia esistito, la lingua ebraica al tempo di Abramo non esisteva neanche il popolo ebraico. Ma la lingua ebraica non esisteva neanche al tempo di Mosè. Così come al tempo di Mosè non esisteva neanche il popolo ebraico. Questo lo scrivono i rabbini, quelli aperti. Che l'acquisizione di una identità israelitica è stato un lungo processo che ha coinvolto, scrivono questi rabbini della Rabbinical Assembly degli Stati Uniti, anzi internazionale, tutti docenti universitari nelle università giudaiche, tutti. Un lungo processo che ha coinvolto semiti, non semiti, nomadi, seminomadi, abitanti delle città di Canaan, gente che è arrivata dall'esterno, e tutti assieme hanno creato l'identità israelitica, ma nel corso di molti secoli. Quindi, se Abramo è esistito, non era, come dire, un ebreo, non parlava l'ebraico. Se Mosè è esistito, non parlava l'ebraico.
Che lingua parlava? Beh, visto che stava in Egitto e visto che quando ha portato fuori i suoi stava, quella gente che ha portato fuori era in Egitto da diversi secoli, beh, di sicuro parlavano la lingua che si parlava in Egitto in quel periodo lì. I fratelli Roger e Messod Sabba, che sono due ebrei di famiglia rabbinica, che studiano i Targumim. Targumim sono in realtà, insomma, la Bibbia aramaica. Loro non hanno dubbi. A uscire dall'Egitto con Mosè sono stati solo egiziani, appartenenti a tre caste: ufficiali militari, sacerdoti di Akhenaton e popolino. Nei Targumim c'è scritto che Mosè era figlio degli Yahudè. Negli stessi passi, nella Bibbia dei Masoreti, c'è scritto che Mosè era figlio degli Ivrim, cioè Ivrim, ebrei. Yahudè erano i sacerdoti di Akhenaton. Quindi per i Targumim Mosè è un egiziano, uno dei sacerdoti di Akhenaton. Per i Masoreti Mosè è un ebreo. Facciamo finta, così siamo tutti tranquilli. Diciamo che se tutti facessero finta, teologi, ideologi nazionalisti, sionisti, eccetera, onestamente il mondo sarebbe diverso, perché su questa roba qui sappiamo tutti che cosa è stato costruito e che cosa ancora. Perché uno dice, ma con una Bibbia così vale la pena di occuparsene? Teoricamente non varrebbe la pena, se non fosse il fatto che su questo libro qui c'è tutto ciò che conosciamo. Piaccia o non piaccia, la vita di 2 miliardi di persone, direttamente o indirettamente, è condizionata da questo libro qui. Che ci credano o no, non ha importanza. Cioè, il governo italiano è condizionato da questa roba qui. Cioè, da chi detiene il potere di questa roba qui. Su questo non ci sono dubbi. E allora vale la pena di occuparsene come? Vale la pena di occuparsene per cercare di capire almeno cosa c'è veramente scritto in questo libro qui, facendo finta che sia vero. Perché altrimenti uno lo piglia. Ci sono nei libri, ovviamente, per così, insomma, conferme di certe tesi, cito degli studiosi. I miei critici di professione, poi vi racconto un aneddoto, magari se non lo ricordate, criticano qualunque cosa io dica, qualunque cosa, qualunque. Cioè, se io dico che respiro, loro dicono che io respiro non per stare in vita, ma per rubare l'aria al mio vicino. Non è una battuta, eh? Non è una battuta. Ci sono persone che sono sicuramente pagate, sapete che ci sono i contratti in rete, no? Per i cosiddetti troll, eccetera, perché mi dedicano troppo tempo, cioè non analizzano tutto, tutto. Quindi è un lavoro quello che fanno per demolirmi, è veramente un lavoro. Quindi ci sono persone che sono pagate per farlo. E allora i critici di professione dicono appunto che quando io cito certi studiosi, allora si mettono a demolire gli studiosi che io cito, per dire, ah, se demoliamo gli studiosi, ciò che dicono quegli studiosi non ha più valore. Come dire, screditiamo la fonte, così screditiamo ciò che dice quella fonte. Bene. Io adesso vi dico il titolo di un libro famosissimo che non ha fonti. Non che non ha fonti accreditate, ma che non ha proprio fonti. Questo libro si intitola La Bibbia. Della Bibbia non sappiamo nulla. Non sappiamo chi l'ha scritto, quando l'ha scritto, come l'ha scritto. Allora, se quei miei critici di professione, che dedicano ore e ore al giorno a screditare tutto ciò che io dico e a screditare anche la mia persona, applicassero con coerenza questa loro regola, dovrebbero prendere la Bibbia e buttarla nel cestino, perché la Bibbia non ha fonti. Per un certo periodo, finché ovviamente non sono intervenuti gli studi, si diceva che il Pentateuco, cioè i primi 5 libri, era stato scritto da Mosè. Ora non c'è più, non c'è neanche lo straccio di uno studioso al mondo che creda che il Pentateuco sia stato scritto da Mosè.